Ciao, eccomi di nuovo con un altro video. Novità, cosa sto provando, cosa mi piace, cosa non mi piace. Quest'estate mi sono comprata la collezione di Nabla, perché io adoro Nabla. Questi sono i tre ombretti che ho voluto prendere, più questi. Ne parliamo subito. Questi tre sono fantastici. Io non so se ci sono ancora sul sito, ma ve li straconsiglio. Sono come sempre la qualità eccelsa di Nabla, in questi ombretti si riconosce. Questo è l'On The Road, questo è il Mystic e questo è il Millennium. Devo dire, veramente veramente belli. Mi è piaciuta molto la confezione. So che siamo in inverno, in autunno, ma vabbè. Di questi qua, che sono questi qua, allora, i due, questi qua, che sono i top coat, quello azzurro non mi è piaciuto per niente, non, anche come top coat non mi piace, il Virgin Island, dovete metterlo su una base cremosa perché se lo mettete su un altro ombretto, rilascia un sacco di glitter tutto intorno, no. Alchemist va un pochino meglio, ma anche questo va messo su una base cremosa perché sennò anche lì sopra della polvere non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto per niente l'eresia, che è questo viola qua. Sì, disomogeneo, poco uniforme sulla palpebra, poco pigmentato, cioè nel senso sì, se vedete, cioè lo vedete che è disomogeneo anche nello swatch sul dito ed è, cioè, blando. Cioè uno si aspetta un colore del genere, ma è molto blando. Questo non mi è piaciuto. Mi è piaciuto invece questo azzurro qua. Questo qua, se è il vostro genere, in estate, questo è molto 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 carino. È un bel matte. Questa è proprio una bella pigmentazione, buona stesura, buona omogeneità. Questo mi è piaciuto. Non mi è piaciuto quello blu, scusate, questo qua, che è il Blue Velvet, stesso problema del viola, tanto intenso qua, ma poi disomogeneo, stesso problema, vedete? È proprio disomogeneo, cioè, è disomogeneo come colore. Peccato perché sulla cialda sembra un bel blu, poi quando lo vai a swatchare è un grigio spento, carta da zucchero spento. Mentre mi è piaciuto molto questo azzurrino qua, che è il Freestyle. Invece questo mi è piaciuto tanto, che è questo qua. Anche questo per quest'estate andava bene, è riflessato con dentro del dorato, mi è piaciuto molto. Questo per quanto riguarda gli ombretti della collezione. Poi ho voluto prendere tre rossetti e due illuminanti. Due illuminanti sono questi. Questo qua è l'Obsède. Oh sì, ciao qui. Obsède, vabbè, ossessione. Oh, vabbè, in italiano è LMA, che è questo. È molto simile al Peach di Too Faced, per farvi capire, quindi non ne sono stata entusiasta. E invece Monoi, è questo qua. Il Monoi è molto più carino, anche se è un illuminante abbastanza scuretto, non so se c'è la videocamera che sta impazzendo, non so che cos'hai, chi lo sa. Madonna mia, io mi sto sempre di più sprofondando. Questi due non li riprenderei, no, non mi hanno fatto dire wow, no. E poi ho preso i tre rossettini, ho preso il Goa, che è questo qua metallizzato. Ma non è niente male, devo dire, però non ha la qualità dei rossetti soliti di Nabla, eh. Cioè nel frattempo un elefante che ha parcheggiato sta facendo manovra, vuoi metterti in tripla fila, tesoro? Dimmi. Vabbè, i Reserx,
che è questo qua, questo malva grigio, malva con un sottotono grigio. Questo però lo userei adesso perché non l'ho usato quest'estate, mentre ho usato l'altro, il Bohème, che è questo nude rosato malva, anche qua punta di malva al suo interno. Questo è molto molto bello. Qui continua a avere l'elefante che parcheggia. Ti metto la multa in divieto di sosta, tesoro, se non esci. Beh, anyway. Poi, come novità, mi sono presa il kit di Kat Von D e questo qua è quello con il Brown and Arrow. Il kit è composto da questa mini size di tinta labbra di Kat Von D. Voi sapete che non sono tra le mie preferite. E l'eyeliner di Kat Von D che ho dato a Vanessa è questo colore qua. Questo devo dire che rispetto a Lolita dura molto di più, quindi questo è promosso. Poi mi hanno regalato un campioncino, non mi ricordo se Sabbioni o Pinelli, Sabbioni forse, Dior Skin Forever il cushion nella tonalità 030, che andava bene quando era abbronzata. È molto molto carino. Si presenta con la sua spugnetta, questo è il cushion con dentro, cioè la plastichina che non sto a togliere. Molto bello come fondotinta. Infatti sto meditando di fare una pozzia prima o poi, quando finirò quei 700.000 fondotinta che ho, e volevo provarlo. Straconsigliato, va, fa una pelle proprio liftata. C'è una roba stupenda, mentre non è stupendo per la mia pelle il Fall 2.0, il Cool Rose 20, che non so, questo su di me evidenzia, questo è il mio colore, questo su di me evidenzia la qualunque, dai picco una marcatura, qua c'è lui la scopre. Secondo me non è adatto alle pelli mature, quindi 40 anni, perché è una pelle matura, 40 anni, che se ne dica, l'età avanza, cisce mie, cisce belle, non si ha più 20 anni. Non adatto secondo me a una pelle come la mia, che potrebbe essere in tutta questa zona qua secca e qua invece mista, cioè mista, perché è un po' oliosa. Lo finirò perché volevo finire, però non mi fa impazzire. Invece, due fondotinta che ho aperto, ma non ve ne posso ancora dire niente, sono questi due, il Charlotte Tilbury nella tonalità Light Wonder, il Light Wonder, scusate, nella tonalità, non me lo ricordo, Light Wonder, sì. Non stanca. Vabbè, vi farò sapere, per il momento sono 3 giorni che lo sto mettendo. E mi piace, ma devo ancora studiarlo bene. E ho messo una sola volta il Wet n Wild. Lo devo riprovare. Allora, steso con un pennello. Steso col pennello, praticamente pareva del gesso che si spostava sui vestiti, che sono dovuta cambiare la maglietta. Evidenziava tutto. Poi, una volta che si è appiccicato effetto colla praticamente, nonostante sia molto liquido come fondotinta, aveva questo effetto gesso. Steso col pennello della Real Technique, devo ancora stenderlo con la Beauty Blender e con il, scusate, e con il 45 di Sephora, che mi piace molto per stendere anche i fondotinta liquidi. È un full coverage, cioè questo proprio copre tutto, ma copre così tanto che per i primi 40, 50, 60 minuti avete l'effetto mascherone. Mi riprometto di testarlo meglio, ma come prima impressione non ci siamo. Nel frattempo, qua tra elefanti e stomaco, vabbè, video come al solito de merda qui, vabbè. Anyway, mi riprometto di testarlo meglio. Mi sono voluta comprare della Hourglass il Lighting Powder Poudre Lumière cipria illuminante nella tonalità Dim Light. Troppo carina. Il pack è carinissimo. Si presenta così. Anche questa mi riservo di testarla meglio.
Questa è la cipria, è praticamente allora, come illuminante sugli zigomi, anche no perché tanto non si vede, cioè troppo blanda, ma su tutto il viso per dare quel tocco di luce proprio bon min prima di uscire, sì, ma mi riservo di finirla di testare per bene, poi ve ne parlerò meglio. Comunque questa è una novità, mi sono presa finalmente quest'estate i due illuminanti di Mulac, quelli più rinomati sul web, uno in crema ed è il Mirror, che vi ho già fatto vedere nel video illuminanti, e l'altro è il Get Rich Quick, che è quello che mi piace di meno perché, oh raga, cioè, mazza, oh, se si sgretola, o guardi, fa puff, mamma mia, è colore fotonico. Ma ragazzi, cioè, dovete proprio prelevarlo piano piano col pennellino, che tra l'altro quello che sto usando io è il 105 di Zoeva per stendere illuminante. Qui dovresti lavare il pennello, sì, lo so. Però mi preferito mi rimane il Mirror. Poi, come blush nuovo, ho della Summer 2.0 il Coral Bay di Kiko. Questo piace tantissimo, l'ho usato praticamente quasi tutta l'estate, molto molto bello. Come novità vi segnalo le LA Splash, a me piacciono queste tinte, non c'è niente da fare, le Wickedly Divine, queste sono quelle col pack tutto figherrimo, ma veramente figherrimo. L'unica cosa che detesto sono le confezioni in cartone, questo è il pack, è figherrimo. Questo è il colore, fotonico. Queste durano veramente. Questo è il pennellino. Questo è il colore. A me non seccano le labbra, stanno lì tutto il giorno. A me piacciono. Questa è particolarmente. E che questo è il colore, scusate, sono 911 Jet Dealer. E questo è il Villanou. Villanus 913. Il problema di queste scatole sono fighierrime, ma non si aprono, che è questo qui, quello di qua. Il pack è qualcosa di, cioè, solo per il packaging. Il potere del packaging viene a me, perché poi alla fine su macchinaia non è che si vedono molto bene i colori, ed è questo colore bellissimo, questo fotonico, cioè. Il profumo sa di fiori, di fiori. Quindi è una roba che io detesto perché io fiori, cioè mi piacciono ma l'odore no. Due novità di eyeliner è l'acqua liner di Make Up For Ever nella tonalità 11, che è questo borgogna qua, mi piace tantissimo, e della Fall 2.0, il numero 02, anche questo è un bel borgogna. L'unica cosa cazzuta di questo prodotto è che il pennellino preleva 7 kg di prodotto. Peccato perché il pennellino fa schifo, ma il colore, l'eyeliner dura un botto. Il colore è bellissimo, ma Kiko ogni tanto, please, rifai i pennellini di queste cose. Vabbè, l'altra volta aveva fatto quelli che schiacciavi, poi ovviamente si impregnano e non, no. Sì, vabbè. Due novità di L'Oreal. Della Balmain, ho preso questi due, più quello blu che non ho provato. Ho preso il Glamazon e il Legend e non ho saputo resistere. Questi sono i miei colori. Uno ve lo metto qua. Questo è il Glamazon, che è questo colore qui, e l'altro che è il Legend, che è questo colore qui. Cioè, l'anteprima della videocamera sembrano uguali, ma vi posso assicurare che non lo sono. So che non dovevo comprarli, ma non ho saputo resistere. Ah, ho fatto la cattiva, ho fatto molto la cattiva. Vabbè, fa niente. Poi due novità per me: i matte 975 di Maybelline. Questo è fotonico. E ve lo metto dove lo metto? Qua.
fotonico, sto rossetto dura veramente un botto. E poi l'885 Midnight Merlot Bold, che è questo colore qui. Che ovviamente questi sono i miei colori. Questi sono i miei colori, cioè adesso questi e quelli grigi, papà, cioè tendenza al grigio, sono i miei colori. Nel frattempo sistemo. Poi me li ero persi, non so perché, nella collezione di Mulak, l'Ordinary Babe e il Satisfaction. L'Ordinary Babe è un colore, anche questo fotonico, c'è ancora sul sito, questo sono sicura, che è questo colore qui, e ve lo metto qua. Questo stupendo, e Satisfaction, che è un colore anche questo fotonico, questo colore qui, e ve lo metto qua. Questo è molto bello adesso in questo periodo. Ovviamente sono dei matte, ovviamente dovete avere le labbra idratate, ma ovviamente a me non seccano le labbra, quelle di Mulak mi piacciono tantissimo come rossetti. Poi di Mulak ho preso anche la palettina occhi, ma non l'ho ancora testata, quindi non ve ne posso parlare. Sempre di Mulak ho preso i Burlesque e i Groovy. No, Groovy è un ripescato, questo va nel ripescato di là. Vabbè, sono stordita. Questo è nuovo invece, il Burlesque. Nuovo per me. Questo colore fantasmagorico. Leggermente metallizzato, molto bello. E poi ho preso il Cherie, che sono nessuna edizione limitata di niente, quindi bellissimo. Noto che queste luci falsano i colori. Comunque, questo è il colore. Fotonico anche questo. A me l'odore dei rossetti di Mulak non dà fastidio. L'amore puro. Il Rouge Dior Liquid Metal nella tonalità Poison Metal 979. Amore puro per questo rossetto. È una roba fotonica, veramente. A me non causa nessun problema. Claudia invece diceva che a lei leggermente qua le usciva, a me no. È qualcosa di Claudia Majorana. Ciao Claudia, ve lo metto qua. Cosa. Ho preso anche lo smalto. Cosa non è? 5 secondi di silenzio. Dura veramente tutto il giorno, va via dopo 6 ore avendo mangiato. Ovviamente va via in modo abbastanza uniforme, non va via in modo totalmente uniforme, tende ad andare via dopo 6 ore qua in centro. Però ragazzi, cioè, mi sa che me ne compro altri perché meritano questo colore. Poi ragazzi, come merita tantissimo l'898, questo è il Metalizer, che va bene sia per gli occhi che per le labbra, e infatti non l'ho ancora provato sulle labbra, infatti volevo provarlo. Questo è l'898 Plum Reflection, e con questo ci ho fatto quel trucco che avete visto su Instagram dove ero arrabbiatissima. Ecco, questo, il tutto del trucco era, la base del trucco era fatta con questo, che è qualcosa di, si presenta così, vediamo se riesco a non fare danni. Tra l'altro devo provare a pigiarcelo sopra. Cioè, vedete questo. Adesso ce lo metto sopra. Perché Claudia, avevamo il dubbio. Avevamo il dubbio sulla modella, che non riuscivamo a capire se aveva questo colore o no. Perché sulla modella, Cristina è qualcosa, veniva in un altro modo. Beh, forse Claudia, forse, sai? Forse, però bisogna mettermene veramente poco, eh. Sì, Claudia, come te dicevo io, secondo me
Il mix dei due viene quel colore fotonico che aveva la modella. Vabbè, sono cose tra me e lei. E vabbè, e niente, queste come novità. Avrei tre novità, quattro novità occhi, ma uno, mi sono truccata praticamente con la Naked, con la Subculture, con la Kali e con la Huda. Allora, tanto poi ci avete tempo, no? Pure io, dopo mi devo togliere le swatch. Questa è la Huda, ma è la Rose Gold o Rose, come ti chiami te tesoro? Rose Gold, sei un po' matta, Cri, sei un po' matta. Che è questa palettina qua. Sembra non usata, ma vi assicuro che ci ho fatto 5, 6, forse 7 trucchi. Questi qua in alto vanno prelevati col dito assolutissimamente, non vi azzardate a prelevati col pennello perché poi ve cade tutto. Quindi questi che sono fotonici, che sono praticamente glitter pressati, dovete andarci con la santa manina e poi li tamponate così sull'occhietto. Gli altri non sono male. Non li ho provati tutti, 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 perché provando un sacco di cose non ho proprio tutto il tempo, ma ho provato quelli più strong, il Bossy, il Manette, il Coco mi piacciono molto, il Moon Dust per esempio è bellissimo, questo qua che sarebbe questo, il Moon Dust che avrete visto e rivisto in 700.000 review. Questo va molto bene anche come illuminante, cioè ve lo pizzate qua e siete a posto. Ve la consiglio, sì, peccato che non sia mai in sconto al 20, perché oggettivamente è una palette che costa. La ricomprerei, sì, mi piace. Mi sono comprata la Kali The Burgundy Palette. Amore, questa palette si presenta così, bellissimo. E questi sono i colori. Questi sono i colori. Vedete dove più o meno prelevato col pennello, con questo ci ho fatto 5-6 trucchi. Cioè, qualcosa di wow, ma veramente, veramente wow. Questo matte marrone è spettacolare, cioè, sfumabilità altissima qualità, top. Questo è un altro colore, quello oro, lo mettiamo qua. Qui non si vedrà mai qui, vabbè. Qua non so, no, non lo vedete. Bella, bella, veramente bella. Devo ancora provare due ombretti che sono quelli un po' che mi piacciono di meno sull'arancione, ma perché a me non è che piace tantissimo l'arancione su di me, perché sono bianca, sono cadaverica, l'arancione non è molto indicato per i cadaverini come me. Mi piace molto. Allora, affrontiamo la Naked. Non mi piace. Allora, Naked Urban Decay. Naked Heat. Pack favoloso. Colori visti così, favolosi. Di me no, cioè la sto provando da quant'è raga che avevo detto quasi 2 mesi, perché io l'ho comprata ad agosto, l'ho accantonata, ci ho fatto settembre ottobre, ci ho fatto una decina di trucchi, non lo so, su di me, sulla mia palpebra, forse col mio incarnato, i colori sembrano poi sfumati tutti uguali, cioè non c'è quel colore che dici wow, wow, cioè proprio che ti fa quel oddio che figata. Cioè, mentre per la Kali, sì, cioè perché figa, scusate, ma sto colore è fotonico. Cioè, io qua, scusate, ma vediamo se riesco. Questo che dovrebbe essere wow, se io lo paragono al Kali, che
più o meno dalla cosa dovrebbe essere, ma non so, è molto più chiaro. Proviamo il Dirty Talk, che anche questo dovrebbe essere wow. Se io ce lo metto vicino a quell'altro, dici wow, sembra strong, e invece poi è così. Cioè, la differenza di quella, questa quando poi la stendi, non dico che non sia bello, perché comunque son dei bei, oggettivamente sono dei bei colori metallizzati, ma no, hanno sempre quel sottotono un po' spento, non danno quel bang, oddio che figata. Non lo so, anche questo qua, Lashes. Cioè, tu dici qua sembra wow, poi lo stendi. Cioè, vedete, non è wow. Cioè, il marrone, questo qua è wow. Cioè, lo vedete la differenza? Questo e questo. Questo cavolo dovrebbe essere veramente un colore boom. No. Invece. So come spiegarvelo. Forse si sono riuscita a farmi capire? Non lo so, non mi provoca niente, ecco, non mi fa scombussolare questa palette. Poi comunque non la trovo equilibrata, non la trovo molto equilibrata. Quando sfumi questi colori più o meno sono simili uno con l'altro. Ho provato con il Primer NYX, ho detto ma magari il Primer NYX è arrivato alla fine e non va. L'ho provato col P2, l'ho provato con l'Oracle, l'ho provato con l'Urban Decay. No, non è flash, non è, no, no, non, no. La ricomprerei? No. Subculture di Anastasia. Partiamo dal principio che questi non sono pigmenti, non sono, scusate, non sono eyeshadow, sono pigmenti. Sono pigmenti pressati, quindi è normale, a mio avviso, che questi pigmenti pressati, se voi li lavorate come degli ombretti, ciao, cioè ve impiastricate peggio di Fantozzi. No, cosa non mi piace di questa palette? Allora, innanzitutto dovete avere tempo per truccarvi con questa palette. Non potete pensare di fare un trucco al mattino con una palette del genere, perché questi pigmenti pressati è come se voi usaste i pigmenti della MAC in pottino e tentate di spostarli. No, vanno tamponati. Da una volta che sono ben tamponati, addirittura secondo me bisognerebbe usare qualcosa, un primer per i pigmenti. Non lo so, sono ignorante in materia, fatemelo sapere. Cosa non mi piace di questa palette? I verdi. 1, 2 e 3 non mi piacciono proprio per niente. Non mi piacciono perché una volta applicati, se si ha fretta fanno macchia, non si riescono a sfumare, nonostante anche il 217, ma sono uguali. Cioè voi dite no, sì, sono uguali. Allora vediamo un po', Laxis, Untamed e Destiny. Sono questi tre, che visti così voi dite, ma quando poi li applicate sulla palpebra e provate poi a sfumarli l'uno con l'altro, adesso vediamo, cercate di sfumarli, si perdono, i colori non sono, non si identificano l'uno con l'altro quando usate i verdi. Quando usate i verdi e cercate di sfumarli, vedete che se li sfumate si assemblano e non hanno la nitidezza di essere divisi. Mentre mi piace molto il Rudy, che è questo colore marrone qua. L'Egg è molto bello, è un bellissimo giallo. L'Adorn è un bellissimo bronzo. Stupendo, mi piace molto l'All Star, che è questo borgogna qua, e mi piace molto il Mercury, che è questo marroncino qua. Questi qua, quando poi li
li usate e ci fate un trucco, ogni colore è ben distinto, non si mischia, a differenza dei verdi, cioè io ho provato più di una volta, almeno 5-6 volte a truccarmi col verde, no. Ve la consiglio, nì, nel senso che se siete delle esperte con i pigmenti, siete delle esperte, avete una buona mano, sì. Se non sono anni che vi truccate, o comunque siete alle prime armi, o comunque non lo so, ragazzi, c'è questa palettina. È veramente. È complicata, la ricomprerei. Può darsi perché comunque i colori sono particolari, ci vuole molta pazienza. Non mi fa impazzire il cube, che è questo colore qua, perché è un duocrom, un po' così. Proverò a usarlo come illuminante. E a differenza di molti che non hanno mai amato l'Electric, a me l'Electric piace. Ma mi piace anche il Roxy, che è questo arancione. È un arancione con un sottotono pescato, quindi mi piace molto. Non è quel. Quell'arancione troppo sparaflesciato. E sì, la ricoprirei perché ha dei colori spettacolari. Non la uso quando devo andare in ufficio perché ci ho già provato più di una volta. No, cioè quando al mattino sei un po' rimbambita, fai male, prendi male, prelevi male, ti cade. Tutto sommato è una qualità molto buona perché, ripeto, sono dei pigmenti pressati, il problema principale ce l'hanno i verdi e non riesco a capire perché in teoria dovrebbero avere tre colori ben distinti, ma poi una volta applicati e tentati di sfumarli fanno tutto un pastrocchio unico che tenti di rimediare, ma no, non. Sui verdi, il verde no, i tre verdi che odio di più sono loro. Va bene, questo era il succo di tutti quanti i minuti, 30 minuti di video, vabbè. Sono stata un po' logorroica, basta, perché stasera basta e ne posso fare. Alla prossima, ciao!